Comincia a dire, aspetta che ti do il 3. Aspetta, ora, vai. Allora, siamo sempre qui a cercare di informare i nostri amici e in senso lato i cittadini italiani su quello che è in corso e che tutti dovrebbero capire, perché sono cose di facile comprensione. Io qui un testo, anche questo fondamentale, che è intitolato Oracolo manuale e arte di prudenza. Questo testo, che è composto da una serie di raccomandazioni, è stato scritto niente poco di meno che nel 1650 circa, da un gesuita, vedi caso, da un gesuita spagnolo che si chiamava Baltasar Gracián. Ripeto, Oracolo manuale e arte di prudenza, è stato scritto nel 1000. Sarebbe il manuale del figlio di puttana. 1650. La prima impressione è che sia scritto da uno che conosceva a memoria l'arte della guerra di Sun Tzu, il che non mi stupisce affatto. Ma infatti, tanto che Francesco Saverio è stato 15 anni in Cina. Infatti, tanto è vero che il progetto globalista gesuitico lo si vede anche dalla comprensione e dallo studio delle mentalità. Io vi leggo due frasette che sono abbastanza interessanti. Assecondare gli altri per ottenere ciò che si vuole. Questo scritto non a caso è un'opera fondamentale dei gesuiti. Mi sembra giusto. Il consiglio numero 144 è stratagemma che aiuta a trionfare, e gli stessi maestri cristiani consigliano tale sacrosanta astuzia in materia morale. È una forma di dissimulazione assai utile, perché lo sperato vantaggio serve come esca per accaparrarsi la benevolenza, scrive il grande gesuita. Chi spera immagina di lavorare per sé e invece s'adopra soltanto ad aprire la strada all'altrui pretensione. Non ci si deve mai cacciare in un'impresa senza riflettere, e questo vale soprattutto nei casi in cui si discerne un pericolo. Anche con persone la cui prima parola suole essere un no, conviene procedere copertamente, dice il gesuita, affinché esse non si accorgono troppo presto delle difficoltà della concessione, soprattutto quando ci si aspetta una risposta negativa. Questa avvertenza vale per chi sa avvalersi della doppiezza, giacché si tratta di gente estremamente sottile. Così dice il consigliori gesuita. Mi segui? Ti seguo, vai. Frase 149. Saper addossare agli altri i propri errori. Farsene scudo contro la malevolenza e grandi abilità in chi governa. Tenersi accanto qualcuno su cui possa ricadere il biasimo degli errori e le generali disapprovazione della maldicenza non nasce da incapacità, come immaginano i maliziosi, ma da una superiore abilità. Mi pare giusto, no? Certo. Non tutto, soprattutto se lo scrive un gesuita del 1650. Erano già cent'anni che combinavano casini in giro per il mondo.
uscire bene né si può accontentare tutti. Ci sia dunque una testa di turco che faccia da riparo contro l'infelicità a spese della sua stessa ambizione. Quindi trovano subito il capro espiatorio, insomma. Questo qui mi fa pensare a quel giovanotto a cui è stato dato l'incarico, dicono, di fare il consigliere a Giuseppe Conte. Ah, sì, sì. E io mentre leggevo questo concetto, questo insegnamento, morale ovviamente, altamente morale. Sì, a quel bravo ragazzo. Abbiamo anche un'altra, saper sopportare gli sciocchi. Insegnamento quanto mai gesuitico. I saggi sono sempre stati poco pazienti, perché chi accresce la propria scienza aumenta anche la propria sofferenza, e mi pare giusto. Certo. Chi troppo sa è di difficile contentatura. La più importante regola di vita, secondo Epitteto, è la pazienza, e a questo egli ridusse la metà della sapienza, che non ha tutti i torti. Io poi giusto. La massima stima per Epitteto, il più grande tra i pensatori. Ma se si dovessero tollerare tutte le sciocchezze, ci sarebbe bisogno di una pazienza infinita. E come ha ragione il gesuita, a volte sopportiamo fin troppo da coloro dai quali dipendiamo, e questo è un utile esercizio per imparare a vincere noi stessi. Dalla pazienza origine la pace, inestimabile bene che costituisce la felicità sulla terra, e colui che non si sente l'animo di sopportare dovrà per forza ritirarsi in se stesso, ammesso che riesca a tollerarsi. Mi pare che siano dei ragionamenti che non fanno una piega. Certo. Non fanno una grinza. Un altro di questo catechismo fondamentale, tipicamente gesuitico, è il numero 199, sapersi far largo da uomo accorto. E non è da intrigante. La vera via che conduce alla stima è quella dei meriti, e se l'abilità ha come fondamento l'autentico valore, è una magnifica scorciatoia per raggiungere lo scopo. La sola rettitudine non basta, come non basta da sola l'insistenza nel richiedere, anzi quest'ultima è cosa spregevole, giacché infanga talmente le cose che finisce per suscitare lo schifo da parte della reputazione. La dote di cui parliamo consiste in un equo composto di meritare e di sapersi introdurre. Mi sembra giusto. Introdurre. È molto giusto. è molto giusto, e soprattutto è gesuitico. Numero 227, non lasciarsi dominare dalla prima impressione. Certuni si lasciano talmente dominare dalla prima notizia che ricevono che, considerando quella come sposa legittima, terranno poi tutte le altre in conto di concime. E siccome la menzogna suol sempre arrivare per prima, non ci sarà poi più posto per la verità. Ricordiamoci che il concime fino a 50 anni fa era l'etame. Certamente. Quando lui dice concime intende l'etame, cioè qualcosa di impuro. Certamente. Allora, questa cosa qui è importante, perché noi, poi tu, stai per dire delle cose piuttosto interessanti, per cui invitiamo i nostri amici ad aprire il più possibile le orecchie. Sì. La volontà non deve lasciarsi sedurre dal primo oggetto che le si para dinanzi, né l'intelletto dalla prima proposizione, altrimenti l'una e l'altro mostreranno di non essere molto profondi. Alcuni
alcuni sono fatti come il vasellame nuovo, che si impregna del primo odore, buono o cattivo che sia. Ma quando questa mancanza di profondità... Questo avveniva nel cotto normale, nella ceramica non avviene più. Nel... Vabbè, lasciamoglielo dire a loro. Vabbè, un odore di impregno c'è sempre, ricordo tanto vasellame. Nelle pentolacce di coccio, in quelle sì. Dici niente. Ma quando questa mancanza di profondità viene ad essere conosciuta dagli altri, riesce assai perniciosa, già che offre il fianco alla maligna attività del prossimo. I malintenzionati sono sempre pronti a dipingere del loro colore la credulità altrui. Si lasci sempre adito al ripensamento. Alessandro stesso serbava sempre l'altra orecchia per dare ascolto alla parte avversa. Rimanga dunque aperta la strada alla seconda e magari alla terza informazione. Subire la prima impressione è segno di incapacità e ha una certa rassomiglianza con la passione. Bene. È bravo il gesuita, eh? È in gamba, in gamba. Sa quello che dice. E ne leggo l'ultima. Non tutti aprire gli occhi per tempo. Questo è un operette morali gesuitiche, ricordiamocelo sempre. Non tutti coloro che vedono hanno aperto gli occhi e non tutti coloro che guardano vedono. Questa è una delle frasi più importanti che sia possibile scrivere, tant'è vero che le ripetiamo. Non tutti coloro che vedono hanno aperto gli occhi e non tutti coloro che guardano vedono. Giusto. Accorgersi troppo tardi delle cose non giova più ed anzi rattrista. Certuni incominciano a vedere quando non c'è più motivo. Prima di farsi loro stessi hanno disfatto le proprie case e le proprie cose. È difficile dare intelletto a chi non ha volontà, ma più difficile ancora è dare volontà a chi non ha intelletto. Infatti. Bene. Chi sta loro intorno li schernisce come ciechi, offrendo motivo di riso a tutti gli altri, e poiché sono sordi per udire non aprono gli occhi per vedere. Ma non mancano di quelli che fomentano questa sorta di insensibilità, perché l'essere loro consiste unicamente nel non essere degli altri. Questi sono quelli che ci comandano attualmente o credono di comandarci. Certo. Infelice è il cavallo il cui padrone non ha occhi, perché non ingrasserà mai. Giusto. E lo sguardo del padrone che ingrassa il cavallo, mi sembra giusto. Tu già sa quello che scrive. Come? Baltasar Grassi sa quello che scrive. È certo. Ha finito? Questo 1650. Ok, posso andare io? Vai. Allora, io vorrei parlare di vari argomenti, ma in particolare di uno che poi tocca vari spunti da cui poi partire per successive indagini e riflessioni. Allora, intanto bisogna dire che per anni la stampa nazionale ha osannato Pier Francesco Casini perché lo ammirava in quanto era un grande estimatore del matrimonio, poiché si era sposato 3 volte, no? Casini. E quindi 3 volte e poi se la faceva con la serva. Certo, che infatti la... No. È vero che la moglie lo cacciò. Certo. L'ha beccato sul fatto proprio.
appunto sul fatto. E invece noi... Sul fatto o sul letto, bisogna vedere dove. Infatti... diciamo ci ha avuto questa nomea per decenni, però bisogna fare una tirata d'orecchio alla stampa nazionale, perché invece c'è qualcuno che ama ancora di più il matrimonio, e il signor Claudio Martelli, che addirittura si è sposato 4 volte a spese degli italiani. Anche Martelli è un bellone, alla faccia delle spese, delle pensioni degli italiani, che pagano la pensione a 4 famiglie di Claudio Martelli, il quale Claudio Martelli oggi già ministro della giustizia e anche è vicepresidente del consiglio, oggi ha 76 anni ed è l'ex braccio destro di Bettino Craxi, ma soprattutto è ufficialmente stato, e quando uno c'entra non ne esce mai più, un agente segreto del SID, dopo poi divenuto SISDE, con il codice, con il nome, il nickname, diciamo così, di Marte, e per 6 anni lo hanno appurato i magistrati, questo, quindi non c'è da discutere niente, ha fatto il collaboratore dei servizi segreti, producendo in questi 6-7 anni 564 informative. Quindi lavoravi, ragazzo? Si dava da fare, l'hai pagato bene d'altra parte. E allora, per capire il personaggio e poi magari andare anche più dentro, se vogliamo andarci, questo signore incredibilmente le certificazioni sono avvenute al Comune di Roma del matrimonio, però lui si è andato a sposare, indovinate un po', a Tel Aviv non a Guglielmo Tel, ma a Tel Aviv, a Tel Aviv. Con la signora Lia Quartapelle, che è stata, anche questo incredibile, membro della commissione trilateral. Chissà cosa faceva. Cambiava le prestiti alla trilaterale. Ed è oggi un membro della commissione esteri della Camera nel PD. Mi pare giusto. Allora, qui entriamo nel vivo e devo dire che esiste un libro edito dalla Sperling e Kupfer che si chiama Lo Stato Invisibile ed è la storia dello spionaggio in Italia dal dopoguerra ad oggi. L'autore io non conosco. È Gianni Cipriani. Che non conosco nemmeno lui. È importante il suo libro, E dedica molta attenzione al caso Martelli. Capito? Allora si chiama Lo Stato Invisibile. Sì. Edito da? Sperling e Kupfer. Ah, Sperling, che poi è anche un grosso editore. Grosso editore internazionale, Sì. Scherziamo. E allora, entriamo nel merito e parliamo del caso del conto protezione. Ma qua il discorso è lungo e non vorrei annoiare, ma qua c'è veramente... Ma tutto casualmente il conto protezione andava ad incrociarsi con certi interessi dello IOR anche e di quel giro di finanzieri che... In particolare di... A Calvi, che diceva? Il ponte dei Frati Neri, l'impiccagione... Tutte simbologie che portano a un percorso ben preciso, e cioè al generale Nero. Esatto. Capito? Di cui non hanno mai parlato, non ha mai parlato nessuno. Al Papa Nero. Sì, che è anche generale. Certo, è il generale dei gesuiti. Capito? Che guarda caso è quello che gestisce gli affari della Chiesa a partire dal 1974,
4? 75? Da io direi un po' prima. Ma anche prima, in particolare è influendo in maniera determinante in tutti gli eventi storico cronologici e storico geopolitici italiani, non solo italiani, mediterranei e mondiali. Diciamo italiani, che insomma, in modo tale che i nostri amici capiscono che noi sappiamo che l'Italia come comanda esclusivamente il Sacro Soglio. E certo. E quindi tralasciamo. Gli altri sono un corteo, una corolla, come le corolle della Madonna, e sono delle corolle che si tirano attorno. Ma il Sacro Soglio è ai vertici, le volontà di coloro che gestiscono il Sacro Soglio. Allora, volontà alle quali tutti si adeguano. Certo. La vicenda del conto protezione ha perciò una serie di significati, non uno, una marea di significati. Da questo punto di vista altamente emblematico è se si pensa che per il reato contestato agli imputati, fra cui anche Claudio Martelli, concorso in bancarotta fraudolenta, senza entrare in altri percorsi che riguardano i servizi segreti, che ovviamente non sono mai stati affrontati dai veramente a fondo dai magistrati, ma che comunque si giunse all'estinzione per intervenuta prescrizione nonostante il lunghissimo termine previsto. In questo caso dalla legge ci si riferisce in particolare alla posizione di Claudio Martelli, che è imputato insieme a Roberto Calvi, Licio Gelli, Silvano Larini, Bettino Craxi, Leonardo di Donna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravata in danno del Banco Ambrosiano Veneto a mezzo del versamento di due distinti accrediti dell'importo di 3,5 milioni di dollari USA ciascuno, disposti su un conto bancario segreto denominato appunto conto protezione, subì per questi fatti 7 diversi procedimenti penali, compresi 2 diversi annullamenti con rinvii in Cassazione, fino a beneficiare nel 2004, ricordiamo che parliamo di fatti avvenuti prima del 1993, e appunto nel 2004 arriva la prescrizione che gli viene accordata dalla Corte d'Appello di Milano, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, dopo che nei precedenti gradi di giudizio aveva riportato 2 diverse condanne penali, una ad anni 4 di reclusione con sentenza del 7 giugno 1997 e l'altra con 3 mesi e 8 mesi di reclusione con sentenza 13 luglio 2001, sentenze di condanna entrambe annullate con rinvio dalla Corte di Cassazione in data 5 giugno 99 e 22 marzo 2002. E tuttavia la disamina per motivi dell'ultimo ricorso per Cassazione, il terzo, proposto da Martelli, quando già aveva beneficiato della prescrizione del reato nel 2004, dimostra come il suo principale intento difensivo sia stato quello di essere giudicato estraneo ai fatti ascrittegli per essere stati commessi da altri. Diversamente non ci sarebbe stata ragione di introdurre un'ulteriore impugnazione protestando l'evidenza della prova di innocenza, così testualmente l'ultima sentenza della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2005, dove si dice: il primo motivo del ricorso proposto in favore dei Martelli denuncia violazione ed errata applicazione dell'articolo 129, tralascio tutto perché qua parliamo di terminologia giuridica e non è il caso. Ma comunque la corresponsabilità di Claudio Martelli nelle vicende era stata comunque considerata marginale. E comunque bisogna ricordare appunto che la cosa era collegata alla figura di Bettino Craxi fin dalle prime battute delle indagini preliminari, allorché l'azione penale era stata avviata dalla Procura della Repubblica di Milano a seguito delle dichiarazioni accusatorie ed autoaccusatorie di Silvano Larini, che sentito dalla Procura della Repubblica di Milano al rientro dalla sua latitanza aveva inteso fare chiarezza su di una vicenda oscura risalente al lontano 1981, parliamo dell'81, allorché era stata effettuata la famosa perquisizione domiciliare a Castiglion Fibocchi nelle società di Licio Gelli,
ed era stato rinvenuto, oltre ai famosi elenchi della P2, un biglietto riferibile a Claudio Martelli all'epoca delfino di Bettino Craxi, nel quale era stato annotato l'accreditamento di ben 7 milioni di dollari dalle casse del Banco Ambrosiano Veneto a quelle del Partito Socialista Italiano, rispettivamente in data 20 novembre 1980 e 23 maggio 1980. L'operazione era stata gestita su conti esteri panamensi di Roberto Calvi, nella sua duplice veste di presidente del Banco Ambrosiano Veneto e Banco Ambrosiano Veneto Holding di Lussemburgo, rispettivamente società controllata del gruppo, a seguito di accordi conclusi con Licio Gelli e Leonardo Di Donna, vicepresidente all'epoca della ENI, finalizzate alla realizzazione di occulte erogazioni in favore del Partito Socialista Italiano, in particolare a seguito del forte indebitamento del Partito Socialista Italiano nei confronti del Banco Ambrosiano Veneto. Era stato proposto di interessare l'ENI, i cui vertici erano pressoché interamente controllati dal Partito Socialista Italiano, affinché finanziasse con le proprie società estere il Banco Ambrosiano, il quale a sua volta avrebbe versato al PCS, al Partito Socialista Italiano, l'importo di 7 milioni di dollari, che sarebbero stati accreditati su un conto corrente con sigla protezione presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano, soldi ancora finalizzati al finanziamento del partito. Una vicenda quindi abbastanza semplice nella sua essenzialità, che, scoperta documentalmente nel 1980, è riuscita a vedere la parola fine soltanto 25 anni dopo. E volutamente, perché ci sarebbe stato da andare a sfrugliare molto di più, ancora più sotterraneamente, si sarebbe trovato che lo IOR o le banche controllate dal Vaticano finanziavano i governi italiani fin dal 1981, quantomeno. Ma diciamo anche da prima, oppure possiamo dire il contrario, che i governi italiani finanziavano, come hanno sempre finanziato, lo IOR e la congrega di queste facce da strozzi. D'altronde dobbiamo anche tenere presente che appunto questi soldi, che poi in un modo o nell'altro venivano erogati dal Banco Ambrosiano, non sono mai tornati indietro, perché se ne sono tenuti loro. Io ricordo, mi pare che ne abbiamo fatto anche oggetto di una chiacchierata io e te una settimana fa, le dichiarazioni della moglie di Calvi, la quale disse questi se ne sono messi in tasca i preti, eccetera eccetera. Sì, allora bisogna ricordare appunto quello che ci dice il nostro caro amico Caroli anche, e cioè che a questo punto va aggiunto anche delle ulteriori precisazioni che Caroli ci ha dato. Ora mettiamo come premessa che Caroli è uno che sa perfettamente quello che scrive. Certo, per averle conosciute di prima mano. Ma comunque attraverso conoscenze, che quelle classiche conoscenze che hanno i giornalisti molto ben introdotti. Sì, allora qui parliamo che appunto lui dice che lo ha colpito la notizia dell'arresto, sia pure immediatamente occultato dai compari genetici di Toghe Mozze, con la liberalissima concessione degli arresti domiciliari a Giancarlo Buontempo, il figlio del noto mafioso e bancarottiere ebreo fondamentalista sionista, notoriamente legato alla corrente di Claudio Martelli, di nome Eugenio. Claudio Martelli, ricordiamo, lui lo ricorda anche lui, dice agente del SISD, o meglio del SID, ma anche del Mossad. Appunto, adesso si spiega perché questo collegamento del matrimoniale a Tel Aviv, no? Questo cordone ombelicale con Tel Aviv. Insieme condannato appunto ad altri a 8 anni di galera mai scontati, come abbiamo letto prima, che fu il detentore del celiberrimo conto protezione sul quale confluivano le tangenti da prima del sistema Natali, il boss giudaico degli appalti oliati della metro milanese, e poi anche i fondi neri transitati sui conti correnti di Pare, quindi diamo il beneficio del dubbio, perché la giustizia, la magistratura ha dato ragione al marito
adesso non mi ricordo più come si chiamava lui, ma al marito della contessa Alberica Filo della Torre, la povera contessa strangolata, diciamo, sotto a testimonianza, diciamo un po' rigurgitata dopo 20 anni, di un cameriere licenziato che voleva rifarsi del danno subito. Hanno accusato un cameriere, mi pare filippino. Filippino, bravo, bravo. Per non coinvolgere, io so però che di queste cose, mi pare, adesso non vorrei, ne aveva parlato in maniera abbastanza chiara, ne aveva parlato il buon Pecorelli poco prima di essere ucciso. Sì, ma ne ha parlato pure il caro Bruno Vespa, incredibilmente, il quale si è beccato 3 condanne per diffamazione dal marito dell'Alberica della Torre. Capito? Hai capito. Si è beccato, non so se 250.000 euro di pagamenti di risarcimento danni, Dunque, ripetiamo altre cose. Allora, il marito della Federica dell'Alberica della Torre, sì, era un operatore internazionale. Era un immobiliarista, era un immobiliarista dell'IMI. Ah, ecco. E l'altra cosa che aggiungo. Era il vicepresidente dell'IMI, Sì. Ecco, qualcosa era, adesso mi ricordo, che molto spesso viaggiava all'estero, eccetera. Sì. E secondo Caroli, secondo Caroli e non secondo me, io ricordo benissimo il fatto che è avvenuto vicino alle nostre 2 residenze, perché è avvenuto alloggiata. Alloggiata, quindi è abbastanza vicino alle nostre 2 residenze, diciamo così. Io in quegli anni lì lavoravo proprio dentro Olgiata, in quegli anni lì c'avevo i cantieri dentro l'Olgiata, io per la maggior parte ho lavorato lì, quindi quando entravo a Olgiata quando stavo alloggiata, tu lo sai che per entrare alloggiata c'è la polizia armata all'ingresso, e tutte le volte che io entravo e uscivo mi controllavano, capito? Certo. E oltre alla polizia privata, quando che è successo il fatto, era nel 91 se mi ricordo bene, c'erano proprio le postazioni dei carabinieri che fermavano dentro l'Olgiata. Ma io mi ricordo, prima ci andavo per tante cose, anche per lavoro, eccetera, ricordo che c'è stato un momento in cui c'era un via vai di carabinieri, polizia e quant'altro. Sì, sì. L'ultima cosa che volevo dire è che quella che poi dice, Caroli, che riguarda, io mi ricordavo, perché lì ci fu un accenno da parte di Pecorelli, che c'era lì, che ci ronzolava lì uno dei vertici dei servizi segreti. E certo, che da Maligni, alcuni Maligni pensavano che fosse l'amante, perché era un famiglio. Lo dice Caroli. Ah sì, non lo sapevo. No, Caroli in quel messaggio che ha mandato parlava appunto di questo personaggio. Comunque mi ricordo che Pecorelli si era soffermato molto al fatto che lì, per quell'omicidio, era lì presente. No, perché i conti sia del marito che della moglie dell'Alberica Filo della Torre erano tanti in Svizzera, e quelli avevano una marea, una barca di soldi in Svizzera e in giro per l'Europa, quindi non era diciamo una situazione normale, a parte che la loro famiglia era una famiglia ricca, estremamente benestante, avevano, mi sembra, 7-8 persone di servitù. Quindi non era una famiglia qualunque, però comunque resta il fatto che era molto strana questa cosa qua, insomma, non tutti quelli che hanno i soldi hanno decine di conti correnti all'estero. No, ma non è soltanto quello, ti immagini, ma era appunto il fatto che c'era
valigie, a smucinare e a metterci il naso, c'era uno dei vertici, era Michele Finocchi. Michele Finocchi, il famoso Finocchi, che è mezzo parente, se mi ricordo bene, anche di Claudio Martelli, della figlia di Claudio Martelli. Sì. Non so se il figlio di Finocchi ha sposato la figlia di Claudio Martelli, adesso non mi viene in mente, forse mi confondo. Che c'è nel comunicato che ha mandato in giro Carolli, si parla appunto di questo, adesso non ricordo. Ah, ecco, invece era fidanzato della figlia Elisabetta Finocchi. Era Claudio Martelli, che era fidanzato con la figlia di Finocchi. Ma Claudio Martelli stesso, sì. nei suoi salti di femmina, era coinvolto anche con Finocchi. Occhio fino. Sì. Invece... No, lo dice Caroli, che riprende quella denominazione di quel bellissimo film, che è stato uno dei film più belli di Gassman. Ah. È stato ricordato di recente in una memoria che è stata fatta. Il film qual è? È quello con quell'attore francese, Il Sorpasso. Ah sì, beh, come no. Nel film Il Sorpasso vanno a trovare i parenti di... Allora, qua c'è una delle conclusioni del caro Caroli, o Caroli come preferisci, che dice: Claudio Martelli, il quale agli ordini di Tel Aviv organizzava il golpe contro la Democrazia Cristiana, socialista e cristiana, contro Craxi ed Andreotti, per consegnarla coi comunisti traditori del Ebrelinguer, istituto mobiliare della ANATO, alla plutocrazia organizzata da Wall Street. E qua c'è veramente da riflettere su molte cose, non da prendere come oro colato, ma da rifletterci a fondo. Esattamente, sono informazioni che vanno prese, soprattutto oggi. Allora, no, e fa riferimento anche ad altri punti, sempre molto oracolarmente, no? Molto sibillamente. Certo. Sibillinamente, e cioè dice: il finanziamento a suono, ad esempio il finanziamento a suono di dobloni della manifestazione di linciaggio contro Craxi in via del corso Piazza Augusto Imperatore, condotta da Occhettiani e Finiani con milioni di monetine. Oggi Martelli, terrorista dichiarato apertamente, finanzia con milioni di euro un sito della provocazione sionista tremontista nella persona del suo alias, il nasutissimo professor Giudius Sabellus e compagni. Il sussidiario anti Giuseppe Conte, anche questo come suo eponimo di sicuro successo. Qua io qua non riesco a interpretarlo. Chi è questo Giudius Sabellus? Ma scusa, uno che si chiama Giulio. Giulio chi? Tremonti? Giulio Tremonti? No, Giulio Sabelli. E non so chi è. No, è un nome che gira, io adesso in questo momento non... Comunque parla della provocazione sionista tremontista, quindi c'entra anche Tremonti. Lui era traditore infiltrato nel direttivo del Partito Socialista, così pure Tremonti era infiltrato con Forza Italia. Ma d'altronde Tremonti, che è una persona che ragiona e di cui ho letto di recente due libri formidabili, è anche presidente di un certo ente, no? Sì, è chiaro. Ma quanto... E non si può essere presidente di quel certo ente se non si fa parte di una certa cerchia, corrente, diciamo così, Sì, ma quanto al finanziere Buontempo, che era, diciamo, all'inizio del discorso, editore e cognato di Italo Bocchino, sappiamo vita, morte e miracoli, valga per lui come per tutta la colleganza imprenditoriale in Napoli il giudizio sferzante che Giorgio Amendola 40 anni fa e un mese... Amendola. Giorgio Amendola, sì.
40 anni fa e un mese fa che era morto, un grande dirigente politico, figlio di madre ebrea e di padre massone, diede su quel cielo dirigente mediatico usuraio una definizione, una borghesia da Steltl, anche con particolare riferimento alla mafia di campagna. Ora io non so che significa la denominazione Steltl. Ma io ho l'impressione che significhi merda. Beh, fa anche io. Scheiße, scheiße, scheiße. Come... Perché significa, perché ha un significato, è vicino alla parola inglese shit. Shit, o in tedesco scheiße. Appunto, siamo lì. D'altronde, comunque sia, quella frase relativa al personaggio che era figlio di madre ebrea e di padre massone, sappiamo chi era, Giorgio Amendola. Lo sai, ma sappiamo, e sappiamo tutto quello che riguarda Amendola e tutta la sua carriera politica e non politica. Esattamente. Ma d'altra parte, a segretario del Partito Comunista, non è che ci arriva un'anima bella, un fiorellino del campo. Certo. È come il Papa. La madre di Amendola era la sorella di Béla Kun. Sì, Béla Kun era anche lui della famiglia dei Cain, dei Cohen, dei Kan, dei Kun, sono sempre loro. Certo. E era lui che stava, era leader in Ungheria, se mi ricordo. Era il feroce dittatore. In Ungheria, certo, me lo ricordo. Sì, certo. Dopo il colpo di Stato comunista che era stato fatto in quel paese. Certo. E va bene. E allora? Tutte queste interconnessioni familiari ci piacciono. È chiaro. Allora, per significarne l'apertura mentale di questa borghesia da scheisse o shit, è l'apertura mentale, spirituale, politica e culturale tipica di quei villaggetti blindati di campagna e corazzati contro ogni forma di cooperazione se non integrazione con altri popoli e nazioni che ancora oggi vediamo a Tel Aviv. Gli zeloti di Massada, i capò di Auschwitz, poi tutti trasferiti a Stalingrado. Perfetto. Così la diciamo tutta, ma però dilla te perché io rischio di sbagliare. No, hai detto delle cose giustissime e siccome io leggo sempre con attenzione i messaggi che manda Coram Populo, quel grande personaggio di cui io ho saputo indirettamente aver fatto parte di una famiglia che le cose le conosceva, ecco, e allora io ho capito sempre perfettamente i messaggi che lui manda e che sono dei messaggi inequivocabili quando parla di certe persone che fanno le vittime oggi, mentre allora all'epoca e prima erano i persecutori, certo, sempre loro, ma sono le 12 tribù che si fanno la guerra tra di loro da sempre, oltre al tredicesimo gruppo dei cazzari che non c'entra un cazzo di niente con gli ebrei. Però quelli sono cazzari, infatti, la K e 2 Z, infatti è quello che ho detto anch'io. Quindi sono in 13, le 13 dame superiori, attrice in spettacolo, in scena, che se le cantano, se le suonano, in senso che se le danno di santa ragione in tutti i modi da 20 secoli e passa, anche 25. Esattamente. Capito? Come tra l'altro ha dimostrato un grande scrittore del XX secolo che ci ha scritto tra l'altro un libro. Poi ci dicono che lui è morto suicida, ma comunque andiamo avanti. Sì, è stato suicidato, va, diciamo. Sì, diciamo sì. Come Pecorelli. Per avere svelato troppe verità, che è per me uno degli scrittori più importanti in assoluto, e mi riferisco a Koestler. Non lo conosco. Chi è, scusa? No, Koestler, quello che ha scritto Buio a mezzogiorno e ha parlato dei retroscena.
scena dei processi staliniani, Buio a mezzogiorno. Non l'ho letto, non conosco l'autore. Ma mai sentito, che devo fare? Superiore a Orwell. E non lo conosco. Kessler è superiore a Orwell per avere svelato i segreti di questi signori qua. Come si chiama, con la K? Koestler. Ma con la K? Con la K, Koestler. Kessler. Koestler. Kessler, ecco, Kessler. Sì, Buio a mezzogiorno. Non me lo trovo. Lo devi trovare e non si può ignorare. Per me, assieme a Orwell, sono stati tra i 10-15 scrittori che io ho sempre venerato. E lui, come ultimo libro, ha scritto appunto un libro in cui dimostra quanto avessero ragione i ricercatori scientifici. Ma è Arthur Koestler? Esatto. Ah, ho capito. E non ho mai letto niente. Ma l'ultimo libro, gli ultimi libri che lui ha scritto. Ma è ungherese, vedo che è ungherese. È di origine ungherese. Per quello, essendo ungherese, è uno che la sapeva lunga. Capito? Sì. Era un ebreo ungherese. Sì, è morto nell'83 a Londra. Dicono suicida, ma siccome lui aveva scritto, nell'ultima parte della sua vita, dei libri attestanti l'importanza degli studi accademici, universitari, scientifici, di coloro che... Allora, lui ha scritto La guerra fredda culturale, la CIA e il mondo delle lettere e delle arti, I gladiatori, Buio a mezzogiorno, Arrivo e partenza, Buio a mezzogiorno, Ladri nella notte, Ladri della notte, che tratta della con cui i primi ebrei che sono arrivati in Palestina, un libro bellissimo, L'età del desiderio, e poi L'esquillo, è una tragica, e poi ha fatto anche l'autore teatrale, Ma sì, ha fatto di tutto, è stato un grandissimo letterato. Comunque, ripeto, il suo suicidio ha seguito una ricerca che lui ha fatto, attestante che all'epoca, nel mondo anglosassone, i grandi centri di ricerca stavano studiando. Ma qua dice che è ammalato di Parkinson, di leucemia, e si suicidò insieme alla terza moglie Cinzia. Immagini, quando la morte è di tutti e due, significa che sono la coppia la coppia si era suicidata 36 ore prima del ritrovamento con una overdose di barbiturici. Sono stati ammazzati tutti e due. Questo è chiaro. Sì, quando si muoiono, quando muoiono assieme, significa che l'assassino è stato visto. Certo, e quindi la donna deve essere eliminata, è chiaro, no? Sì. Però fammi finire l'ultima cosa e poi chiudiamo, perché deve servire per richiamare l'attenzione delle persone su Arthur Koestler, il quale, diciamo, che si è suicidato dopo che aveva fatto tutta una serie di interviste agli scienziati che stavano studiando sul superamento del principio di causalità. Sì. Chiaro? Sì. Ne abbiamo già parlato. Il principio di casualità, insieme alla teoria della indeterminazione di campo, è essenziale per la neoquantistica. È naturale. Va bene, ne abbiamo detto tante. Allora, qua parla di un altro libro che si chiama Il Dio che è fallito. Ed fu finanziato dalla CIA direttamente. Certo.
quindi non era uno di primo pelo, era uno che sapeva barcamenarsi bene anche lui. Ma lui ha scritto un libro che mi piace moltissimo, ma io ce li ho tutti i libri di Kessler, ricordiamocelo bene. Ah. Alcuni dei quali hanno avuto un successo strepitoso, tant'è vero che ad esempio sia Ladri nella notte, che è molto drammatico, che ha raccontato le storie dei primi ebrei che arrivarono in Palestina negli anni 20-25. Ah, io pensavo dopo la guerra, seconda guerra. No, che poi è finita con dopo la guerra, perché è tutta una storia che è durata un fracasso di tempo. Certo. Ma soprattutto il libro che lui era giornalista, no, ma aspetta, qua da serie di elementi che leggo sulla sua biografia è sicuramente anche lui uno che lavorava per i servizi segreti. Ma giustamente è quello che stavo per dire. Lui ufficialmente figurava essere un giornalista. Fu fatto prigioniero dai franchisti. Bravo, bravo. E condannato a morte. Tanto è vero che lui ha scritto questo libro, che per me è bellissimo, Dialoghi con la morte. Poi per una ragione di scambio di prigionieri, che all'epoca si facevano molto, molto spesso, gli hanno salvato la pelle, cosa che non accadde invece al fondatore della Falange, che era José Antonio Primo de Rivera, il quale senza nessuno scambio fu fatto fucilare. No, ricordiamoci che gli scambi in guerra avvengono, ma avvengono sempre fra personaggi importanti. Ma è ovvio, perché se te prendono uno, quell'altro dice: guarda, se me lo ridai, io te do questo. Certo. Per forza devi utilizzare. Come facevano i bambini quando scambiavano le figurine dei calciatori: tu mi dai questo, io do. Ma come si fa anche quando nel gioco degli scacchi, perché nel gioco degli scacchi a un certo punto si fanno degli scambi. Ah certo, quando tu elimini il personaggio dell'avversario, il simbolo dell'avversario, devi per forza rischiare anche un tuo elemento, è normale. È naturale, è ovvio. Va bene, okay. Allora speriamo di aver dato... Ah no, sì, l'avevo detto, il Dialoghi con la morte, l'avevo detto. No, quando? No, va bene, allora, il libro che lui ha scritto, dedicato alla sua esperienza di condannato a morte dai franchisti. Ah, Dialogo con la morte, sì, edito da Bompiani nel 47, edizione Il Mulino. Ah, vedi, c'è sta tutto, va bene. Edizione Il Mulino, 1993. E Bompiani 1947. Io ho la prima edizione, in ogni caso. Quella del 47 allora? Sì, molto bello. Nel caso qualche amico sia interessato ad acquistare dei libri di Kessler, gli consigliamo Dialogo con la morte o Dialoghi con la morte e soprattutto Buio a mezzogiorno. Ha scritto anche un saggio che si intitola La pena di morte con Albert Camus, capito? Vabbè, questo non mi risulta, so che lui era contrario alla pena di morte assieme a Albert Camus, ma anche Albert Camus ebbe una vita un po' strana, tant'è vero che poi lui aveva preso posizione contro l'URSS e certi sospettosi ritengono che il fatto che lui sia morto in uno strano incidente stradale... Sì, mi ricordo, dice che era ubriaco. Sia stata la risposta dei servizi segreti russi a questo suo atteggiamento anti-URSS. Sì, potrebbe essere benissimo. Perché in realtà lui aveva una cinquantina d'anni quando è morto, però dicono che era ubriaco fradicio. Ma sì, ma quando fai noi... Sì, va bene, anche Georg Haider si può dire quello che vuoi, no? Allora, aspetta, il caso del rospo ostetrico, giallo scientifico, torno al professor Kammerer. Di Case... The Case of the Midwife Toad.
a un altro, le radici del caso, quello che dicevi te, the roots, ecco, of coincidence. Sì, le radici del caso è un libro che veramente ne ha scritti due su questo sì, argomento. La sfida della, uno era le radici del caso, l'altro è la sfida del caso. Esattamente. The challenge of chance o chance. Sì. Ce li ho tutti e due. Sì. Sono stati pubblicati in Italia. Oh, ce n'è un altro. Labio. Ah, guarda. Ce n'è un altro, prima che ho detto io che c'era la tredicesima tribù, no? Esattamente. Aspetta. Esattamente. Giuro che non l'avevo letto. La tredicesima tribù, storia dei cazzari del Medioevo all'Olocausto ebraico. The 13th tribe, the Khazar Empire and its heritage. È l'unico che l'ha scritto, l'unico che ha scritto. Oh, cazzo di Buddha, ma guarda, è incredibile, eh? Io non conoscevo lui, non conoscevo il suo libro e ho parlato della tredicesima tribù. È naturale. Incredibile. Vabbè, non è una coincidenza, diciamo che lui puntava molto sulle coincidenze. Certo. Il caso non è mai un caso, questo è sicuro. Esattamente, lui partiva sempre partito dallo studio di coloro che studiavano le coincidenze per superare il principio di casualità. Certo, ma guarda, me lo vado a leggere. Di causalità. Me lo vado a leggere perché questo merita, è veramente uno sulle nostre linee, molto vicino al nostro modo di essere. Lo so molto bene. Io non lo conoscevo, cazzo, in tutti questi anni non abbiamo mai parlato, pure te non me ne avevi mai parlato. No, non è vero, gli amici che mi sentono sanno che quando io ho la possibilità di parlare di Kessler ne parlo, perché è importantissimo. Io non te ne ho mai sentito parlare. Ma guarda, se lo vai a vedere adesso è inutile che io facevo vedere anche i libri. Ma io non l'ho mai capito, non ho mai affondato. Soprattutto i due libri pubblicati dall'Astrolabio, io ce l'ho sempre a portata di mano, sì. Perché sono fondamentali. La sfida del caso dell'Astrolabio, come le radici del caso, sì. È naturale. Ma guarda te, non lo sapevo, vabbè. Vabbè, comunque, meglio tardi che mai. Certo, è fondamentale quello che scrive lui, sicuramente, sono sicuro. Kessler per me, come ti ho detto, è il più grande scrittore del XX secolo. Ma pensate, io non lo conoscevo. Ha affrontato dei problemi incredibili, perché quella faccenda della tredicesima tribù ci ha scritto solo lui sopra. Certo. No, questo, ma tu ce l'hai? Sto libro. Io da qualche parte ce l'ho, ma qui è successo un filimondo qui a casa mia. I libri sono spariti, non si sa più dove sono, li hanno spostati. Hanno approfittato che mancavi, hanno fatto tabula rasa. Sì. Dillo. Vabbè. Che lo sappiano anche gli amici. Senti, allora, domani mattina verso le 11, 11 e mezzo sto da te. Va bene, ok, ciao, ti aspetto. Ciao, a domani.